Ciao ragazzi, benvenuti in questo video. Oggi in esterno c'è una giornata pazzesca stamattina e sono venuto in ufficio e stavano mettendo l'asfalto. Allora, c'erano questi macchinari giganteschi, questi attrezzi pesanti, questi omoni distrutti che facevano questo lavoro e io ho visualizzato dei robot al posto loro. Ora ci sono quelli che si indignano di fronte a questi temi, ci ruberanno il lavoro, ma credetemi, verrà un tempo in cui gli esseri umani, fra molti anni, probabilmente forse, no, vabbè, probabilmente mia figlia, potrebbe succedere, mia figlia ora ha 2 anni e mezzo, mia figlia ha 20 anni, potrebbe vedere, quando fa 20 anni, potrebbe vedere una scena che ho visto io stamattina, però con dei robot. E io? Fra 20 anni sarò ancora vivo? Speriamo di sì. Gli dirò: ma lo sai che prima quel lavoro lo facevano gli uomini? E lei si stupirà. Cioè, verrà un tempo in cui gli uomini si stupiranno nel pensare che certi lavori li facevamo noi. Stiamo andando in quella direzione, ragazzi, voi non siete lungimiranti. Io sì, io guardo al futuro. Grazie a questa mia capacità di guardare al futuro che mi sono salvato da tante cose, tipo questa profonda aspirazione che ancora c'è nel cercare il posto fisso, no? Riflettevo, avete visto quel video che ho fatto così sparato? Era un flusso di coscienza che andava, no? E dicevo che tipo, cioè, ci sono stati 8.800 persone che si sono presentate per soltanto 347 posti di lavoro. Il posto fisso è ancora, c'è una parte di popolo italiano che ancora lo sogna, ma noi stiamo andando in tutt'altra direzione. Dall'altra parte ci sono le nuove generazioni che già sta succedendo. Alle nuove generazioni sembra assurdo dover lavorare tante ore. Avete mai visto quei contenuti, quegli articoli di gente, ragazzini che si sfogano sui social dicendo: ma non è possibile, mi devo alzare presto, un'ora per arrivare, poi. E si accorgono che è un'ora per arrivare, poi lavori, mangi lì, torni a casa alle 6, un'altra ora per arrivare, arrivi a casa alle 7, alle 8, e questi ragazzini, giustamente dico io, dicono: ma non si può vivere così. No, soprattutto se c'è un'alternativa, non si può vivere così. Quindi dovresti, se sei in una situazione di difficoltà, anche perché poi c'è la difficoltà nel lavorare, anche chi ha un lavoro guadagna poco, lavora tanto e guadagna poco, e poi c'è l'inflazione, è un macello. La mia soluzione la sapete qual è? Lavorare online, però seriamente, costruendo qualcosa, cercando dentro di te di trovare un qualcosa che puoi monetizzare e poi attraverso i social creare contenuti e venderlo. Cioè, è la cosa più semplice del mondo, ma stanno tutti a cercare il trucchetto. Il trucchetto è che ti devi fare un mazzo anche online, ma vuoi farti un mazzo da casa tua? Ti svegli quando vuoi, lavori, poi sei già a casa. Lavorare da casa già sarebbe un innalzamento della qualità della vita incredibile. E poi diventare bravo e riuscire a scalare, a guadagnare di più. Perché poi online, cioè, scalare è più semplice, no? Perché hai comunque il mondo a disposizione, cioè puoi raggiungere tutto il mondo, se vuoi spingere con le pubblicità puoi arrivare a molte più persone che poi riesci a convertire, ma devi imparare tutte queste skill e le devi imparare perché stanno arrivando i robot per ricollegarci. Ti piace questo video? Fammelo sapere nei commenti, iscrivetevi al canale. Ti devi aggiornare, devi imparare le skill che servono adesso, se no stai facendo lavori del passato. Ok, la gente è in giro, mi guarda mentre dico queste cose assurde. Vai, devi andare. Io ho fatto un corso gratuito, se vuoi approfondire, di un'ora, dove ti spiego come metterti online, come trovare qualcosa da vendere, come pacchettizzare le informazioni che conosci, come creare dei contenuti, un canale YouTube, dei video che poi vendono, come creare un blog, come creare dei libri da vendere su Amazon. Sono tutti business collegati. Se tu crei un brand,
poi puoi creare un. Io lavoro così, vai su Michele Maraglino Musica. Ero un musicista, mi sono messo online e mi sono salvato così. Perché ho iniziato ad insegnare ai musicisti il mio lavoro. Come? Pacchettizzando. Quindi se sei anche un libero professionista o hai una competenza, magari sei bravo con il legno, molto bravo a lavorare il legno, è una tua passione, il fai da te. Blog sul fai da te, canale YouTube sul fai da te, prodotti digitali sul fai da te. Ci sono nicchie dove puoi fare i milioni online. Non sai da dove partire? Ho creato un corso di un'ora. Vai su corsogratis.michelemaraglino.com. Il link lo trovi anche in descrizione. Vediti quel corso dove spiego io, il mio modello, come il mio canale YouTube Michele Maraglino Musica guadagna vendendo infoprodotti, prodotti digitali, videocorsi, PDF, consulenze. E poi c'è anche il mio blog, michelemaraglino.com, dove tu poi devi creare queste offerte, cioè devi anche imparare il marketing, il digital marketing. Ti spiego tutto in un'ora, in un corso più approfondito, completamente gratuito. Vai su corsogratis.michelemaraglino.com. Se vuoi iniziare a lavorare online seriamente, a costruire il tuo brand, creare il tuo blog, il tuo canale YouTube, vendere su Amazon libri, guide, manuali e vendere i tuoi prodotti digitali. Poi alla fine di quel corso c'è un'offerta incredibile se vuoi essere seguito da me, dove ti diamo anche il primo prodotto digitale. Ma quella è un'offerta per chi vuole essere seguito da me, ma soltanto guardando quel corso di un'ora, il tuo cervello farà, ti guarderai dentro, ma io sono appassionato di questo, ma mi potrei mettere online e la tua vita potrebbe cambiare. Vai su corso gratis.michelemaraglino.com e guardate il corso gratuito di un'ora. Ci vediamo dall'altra parte.